Fin dal 1801, cioè dall'esperimento di Young della doppia fenditura in poi, era stata una convinzione universalmente accettata che la luce fosse un fenomeno ondulatorio. Ma nel 1905 Einstein, in un suo articolo intitolato Un punto di vista euristico relativo alla generazione e alla trasformazione della luce, propose l'idea che la luce non fosse fatta di onde, ma di quanti simili a particelle. A dire il vero, nella sua soluzione del problema del corpo nero, lo stesso Planck aveva introdotto con riluttanza l'idea che l'energia venisse assorbita o emessa sotto forma di quanti discreti. Tuttavia, come chiunque altro, Planck credeva che la radiazione elettromagnetica in sé fosse un fenomeno ondulatorio continuo, e che solo lo scambio della radiazione con la materia avvenisse in maniera quantizzata. Il punto di vista rivoluzionario di Einstein era che la luce e con essa tutta la radiazione elettromagnetica non fosse affatto un fenomeno ondulatorio, ma fosse suddivisa in se stessa in piccoli frammenti, in quelli che lui chiamò i quanti di luce. Per i 20 anni seguenti praticamente nessun altro credette al suo quanto di luce. E a dire il vero, fin dall'inizio Einstein sapeva che sarebbe stata una battaglia difficile e manifestò questa consapevolezza inserendo le parole un punto di vista euristico nel titolo di questo suo articolo. Euristico significa atto a favorire la scoperta. E quindi quello che stava proponendo Einstein non era una teoria pienamente sviluppata, dedotta da principi primi, ma un modo di spiegare ciò che nel comportamento della luce non aveva spiegazione. In realtà, l'idea del quanto di luce o del fotone, come lo si sarebbe chiamato dopo, non venne ad Einstein per spiegare subito l'effetto fotoelettrico, ma derivò da una sua rielaborazione dello studio del corpo nero, che egli fece ripartendo dalla teoria di Rayleigh e Jeans e di Wien e ritrovando in maniera differente gli stessi risultati di Planck. Si trattava però di convincere la comunità scientifica della bontà di questa sua intuizione e per questo la applicò all'idea dell'effetto fotoelettrico. L'effetto fotoelettrico che adesso andiamo un po' a ripassare per quanto già ne sappiamo e soprattutto del quale cercheremo in questa lezione di vedere gli aspetti sperimentali, cioè quali sono i dati che Einstein si trovava a dover spiegare, interpretare con la sua nuova teoria dei fotoni. Ricordiamo brevemente che cosa sia l'effetto fotoelettrico. Sappiamo che gli elettroni di conduzione all'interno di un metallo, quando si trovano all'interno del reticolo cristallino, hanno una forza risultante agente su di essi pari a zero. Ma quando gli elettroni, tendono a spostarsi verso il bordo del metallo, ecco che la forza risultante su di essi è tendente verso l'interno, dunque spontaneamente gli elettroni di conduzione non escono da un metallo. Per poterli estrarre bisogna compiere un lavoro e questo lavoro si chiama lavoro di estrazione ed è il minimo lavoro, sottolineo minimo lavoro, che occorre compiere per far uscire un elettrone da un metallo. Ovviamente, fornendo un lavoro superiore, l'elettrone uscirà conservando ancora una parte di energia cinetica, mentre con il lavoro di estrazione viene estratto dal metallo e possiede un'energia cinetica nulla all'esterno. Avevamo anche visto due modi per estrarre gli elettroni, e questi due modi si chiamavano effetto termoionico, era l'estrazione ottenuta mediante riscaldamento, mentre l'altro si chiama effetto fotoelettrico ed è l'estrazione di elettroni che si ottiene illuminando il metallo con particolari radiazioni. Ricordo inoltre che avevamo visto qual era l'entità del lavoro di estrazione necessario per
far uscire gli elettroni di conduzione. E avevamo constatato che si trattava di una quantità dell'ordine degli elettronvolt, poche unità di elettronvolt, dal sodio 2,28 elettronvolt fino a valori superiori, lo zinco ad esempio un 4,27, il nickel 4,91, comunque dell'ordine degli elettronvolt. La scoperta dell'effetto fotoelettrico è dovuta a Hertz, il fisico che ha dimostrato nel 1887 l'esistenza delle onde elettromagnetiche. E proprio nel corso dei suoi esperimenti, Hertz notò che illuminando uno dei due elettrodi con una radiazione ultravioletta, la scintilla che scoccava fra i due elettrodi era più luminosa. Purtroppo Hertz morì tragicamente pochi anni dopo, nel 1894, e fu Lenard, il suo allievo, a proseguire gli studi sull'effetto fotoelettrico nel 1902. Vediamo però dapprima un esempio proprio concreto di come si può notare l'effetto fotoelettrico, e lo facciamo con questo filmato. Come si vede in questo filmato, se si carica una lamina di zinco, sulla sinistra vedete la fogliolina dell'elettroscopio e si illumina la lamina di zinco con una luce ultravioletta, questa si scarica rapidamente. Faccio rivedere ancora una volta il filmato per far notare che non succedeva questa cosa quando una lastra di vetro era interposta fra la lamina di zinco e la luce ultravioletta, perché la lastra di vetro, adesso lo rivediamo, è opaca al passaggio dei raggi ultravioletti. Ecco la lastra, ma finché non viene rimossa la lastra, non si ha l'estrazione degli elettroni e il fatto che si scarichi la lastra di zinco. Quello che si vede in questa figura è l'apparato utilizzato da Lenard. Praticamente ci sono nel vuoto due placche metalliche e le due placche metalliche sono collegate attraverso un amperometro ad una batteria di cui adesso discuteremo un momento l'utilizzo. E quindi diciamo il circuito è aperto perché le due placche metalliche sono separate l'una dall'altra, ma nel momento in cui degli elettroni venissero estratti da una lastra, ad esempio inviando una radiazione ultravioletta, questi elettroni passando da una lastra all'altra verrebbero conteggiati dall'amperometro. E quindi in un certo senso, misurando l'intensità di corrente segnata dall'amperometro, potremmo contare quanti elettroni stanno passando dalla lastra L alla lastra M. A cosa serve questa disposizione? Come vedete ci sono due batterie, immaginiamo di uguali differenze di potenziale, ma il collegamento, che viene fatto fra queste batterie è un collegamento centrale. Il cursore S può spostarsi da una parte all'altra. Quando il cursore S si trova tutto sulla destra, la differenza di potenziale fra questo punto e questo equivale ai volt, che sono la forza elettromotrice di questa batteria. Quando il cursore si trova in centro, praticamente la differenza di potenziale fra il punto S e questo punto è nulla. Quando il cursore si trova tutto a sinistra, allora a questo punto, si ha una differenza di potenziale in senso opposto, pari alla forza elettromotrice di queste batterie. Insomma, detto in termini, un pochettino rozzi, questo è un dispositivo per cambiare la differenza di potenziale fra le lastre da un valore positivo a un valore negativo, passando per tutti i valori intermedi, zero compreso. Una particolarità è anche il fatto che la finestrella, che permetteva il passaggio della radiazione ultravioletta verso la lastra L non doveva ovviamente essere di vetro, ma di quarzo, per non fermare il passaggio della radiazione ultravioletta. Per capire bene, quali sono stati gli esiti degli esperimenti condotti da Lenard nel 1902 con questo dispositivo, facciamo riferimento a una simulazione, che è una simulazione, che si trova a questo indirizzo ed è praticamente una riproduzione che ci permette di mettere le mani sull'apparato di Lenard.
Adesso lo facciamo vedendo che cosa ci insegna lo studio di questo dispositivo. Cominciamo a familiarizzare con l'apparato. Intanto prendiamo in esame la batteria. Come si vede, la batteria può determinare fra le due piastre una differenza di potenziale positiva di 8 volt oppure negativa di meno 8 volt. All'inizio porremo la differenza di potenziale pari a 0. L'amperometro è qui sostituito da un indicatore di corrente. Abbiamo poi la lampada di cui possiamo cambiare l'intensità. Vediamo cosa succede aumentando l'intensità. Allora, intanto osserviamo il colore del fascio. Come si vede, più il fascio è intenso, più il suo colore diventa anche evidente. Ma intanto notiamo anche un'altra cosa: sta succedendo qualcosa. Da quando abbiamo cominciato a illuminare la lastra di sinistra, con una radiazione dell'ordine dei 400 nanometri, quindi siamo ai limiti del violetto, cioè del visibile, ecco che cominciano ad uscire elettroni. Beh, chiaramente Leonard non li vedeva, però poteva notare che la corrente, aveva un certo valore, non più nullo. E dunque questo voleva dire che degli elettroni transitavano da una lastra all'altra. Notiamo anche che il bersaglio in questo caso è costituito da una lamina di sodio. Alcune osservazioni per cominciare. Vediamo che cosa capita se cambiamo la frequenza della luce. Cambiando la frequenza e portandola verso lunghezze d'onda più elevate e quindi frequenze più basse, quello che si nota è che si ha una minore emissione di elettroni e addirittura superato una certa lunghezza d'onda, quindi al di sotto di una certa frequenza, non si ha più emissione di elettroni. E questa emissione non riprende neppure se si cambia l'intensità della radiazione. Anche una radiazione gialla estremamente intensa non riesce ad estrarre elettroni. Viceversa, quando si diminuisce la lunghezza d'onda e quindi si aumenta la frequenza, cominciano ad uscire elettroni. Fotoelettroni potremmo chiamarli perché sono elettroni di conduzione emessi per effetto fotoelettrico. Dunque, una prima constatazione di Leonard fu che c'è una frequenza minima al di sotto della quale non si ha l'emissione di fotoelettroni. È una cosiddetta frequenza di soglia. Questa frequenza di soglia dipende dal materiale. Se ad esempio prendiamo lo zinco, noteremo che prima di avere della emissione di fotoelettroni bisogna scendere a delle lunghezze d'onda estremamente ridotte. Qui siamo già nel campo dell'ultravioletto, quindi abbassiamo la lunghezza d'onda, aumentiamo la frequenza e ancora non escono. Ecco, attorno ai 280 nanometri, e quindi la corrispondente frequenza, si ha l'emissione di fotoelettroni, che naturalmente cresce diminuendo il valore della lunghezza d'onda e quindi aumentando la frequenza. Prendiamo ancora un altro campione, questa volta proviamo con il calcio. L'estrazione di fotoelettroni dal calcio avviene soltanto ai margini del visibile nel vicino ultravioletto, ma ricordiamo che se siamo al di sotto di quella frequenza, quindi al di sopra di una certa lunghezza d'onda, non conta nulla l'intensità di radiazione che utilizziamo, non si ha emissione. Dunque, un primo punto ottenuto da Leonard è l'emissione di fotoelettroni si ha soltanto al di sopra di una frequenza di soglia. Adesso torniamo nelle situazioni iniziali, eravamo partiti con il sodio, riprendiamo un'intensità nulla, riportiamo, siamo ancora a zero qua, e proviamo con una radiazione dell'ordine dei 450 nanometri. Vogliamo riportare in grafico l'andamento della corrente misurata dall'amperometro, quindi il conteggio degli elettroni, in funzione della tensione della batteria. Abbiamo visto che con 400 nanometri c'è già l'emissione di fotoelettroni,
Prendiamo un'intensità luminosa abbastanza limitata, diciamo dell'ordine del 30%, e vediamo che cosa succede. Gli elettroni vengono emessi e spontaneamente, senza bisogno di una differenza di potenziale, colpiscono la seconda armatura, chiudendo il circuito e determinando una corrente. Certo, è molto limitata, ecco perché sul grafico ancora non si nota moltissimo. Se aumento la differenza di potenziale, la faccio diventare positiva, è ovvio che tenderò a catturare sulla piastra positiva, gli elettroni che vengono fatti uscire. E quindi ecco che avrò una raccolta degli elettroni, anche se bisogna dire al di là di un certo valore della tensione, anche molto piccolo, la corrente è costante, nel senso che tutti gli elettroni emessi, già con una piccola differenza di potenziale, vengono raccolti e raggiungono l'altra armatura. Se invece diminuisco la tensione, ripercorro il grafico, guardate qua, e ritorno a zero, ritrovo un valore comunque non nullo, perché gli elettroni da soli raggiungono l'altra armatura. È ovvio che se faccio diventare negativa la differenza di potenziale fra le lastre, beh, a questo punto che cosa succede? Che gli elettroni emessi faticano ad arrivare dall'altra parte, sono respinti dall'armatura e come vedete anche gli elettroni più veloci non ce la fanno più. E quindi a questo punto la corrente è crollata a zero e il grafico, come vedete, presenta questo andamento caratteristico per cui si ha un valore che si chiama potenziale d'arresto, al di sotto del quale non si ha più alcun passaggio di corrente. Perché in effetti se io metto ancora una differenza di potenziale superiore, gli elettroni appena usciti vengono subito richiamati sull'armatura da cui sono usciti. Se aumento il valore della tensione, sono in valori negativi, ecco che gli elettroni adesso riescono in parte ad andare dall'altra parte, ecco che qualcuno riesce a raggiungere l'altra armatura e quindi poi si ha questo andamento tipico. Che cosa succede a questo punto se aumento l'intensità di radiazione? Beh, rimettiamo tutto a zero. Facciamo magari una foto di questa situazione e la terremo qua come riferimento. Aumento la radiazione, la porto al 70%. Devo diminuire già adesso la scala. E che cosa noto? Beh, intanto che escono più elettroni, quindi questa è un'altra osservazione. Più l'intensità di radiazione è elevata, più gli elettroni escono in numero superiore. Quindi una luce più intensa estrae più elettroni. Qual è l'andamento di nuovo della corrente in funzione della tensione? Beh, di nuovo un andamento del tutto simile, quando la differenza di potenziale è positiva, gli elettroni tendono ad andare sull'altra armatura, diminuendola anche a zero o comunque a un certo valore, poi ecco che arrivati a un valore dell'ordine di meno 0,80, solo più gli elettroni velocissimi ce la fanno a chiudere il circuito, anzi, a dire il vero, nemmeno più loro. E quindi a maggior ragione se vado su percorsi negativi. Allora, in questo caso che cosa vedo? Vedo scattando la foto che diciamo, l'andamento è lo stesso. In entrambi i casi si sono arrestati anche gli elettroni più veloci con un potenziale d'arresto, e questa è la scoperta di Lenard, che ha lo stesso valore sia nel primo caso come nel secondo, indipendentemente dall'intensità della radiazione. La differenza di potenziale che arresta anche gli elettroni più veloci è sempre la stessa. Non si vede bene perché ho cambiato le scale, il discorso che facevo prima sull'intensità di radiazione si dovrebbe vedere meglio adesso. Se diminuisco l'intensità di radiazione, ecco che il grafico assume un andamento più basso, quindi la corrente di saturazione, diciamo, ha un valore più limitato. Se invece ho un'intensità superiore, ecco che l'andamento è lo stesso, ma la corrente di saturazione è direttamente proporzionale all'intensità della radiazione. Essere più precisi, bisognerebbe parlare di irradiamento.
Ecco, questi sono i dati ottenuti da Leonard, che riassumo in queste poche frasi. L'effetto fotoelettrico si manifesta soltanto al di sopra di una certa frequenza di soglia, che è tipica di ogni materiale. In pratica, esiste una frequenza minima per la luce, per la radiazione, meglio, con cui si colpisce il materiale. Al di sotto di quella frequenza non avviene l'effetto fotoelettrico, al di sopra avviene l'effetto fotoelettrico. Quindi, ad esempio, se io illuminassi con una intensissima radiazione rossa il pezzo di metallo, non riuscirei ad estrarre elettroni, perché la radiazione rossa, anche intensa, non ha una frequenza sufficiente per far avvenire l'estrazione. Invece, una radiazione violetta, che ha una frequenza superiore, è in grado di estrarre elettroni di conduzione, sia che la radiazione sia debole, sia che invece sia intensa. Secondo punto, altrettanto sconcertante, l'intensità di corrente massima, cioè il numero di fotoelettroni estratti in pratica, è proporzionale all'irradiamento della superficie, cioè all'intensità della radiazione. In pratica cosa vuol dire? Che se io cambio l'intensità della radiazione che utilizzo per far avvenire l'effetto fotoelettrico, riesco ad estrarre un numero diverso di elettroni. Più la radiazione è intensa, più la corrente di saturazione, cioè il numero di elettroni estratti, è elevato. E si può dimostrare che si tratta proprio di una proporzionalità diretta. Nel grafico che è riportato sul nostro libro lo si vede proprio in questa situazione. Quando, diciamo, l'intensità della radiazione è doppia rispetto al caso precedente, si ha anche un valore doppio della corrente di saturazione. Quindi vuol dire che una radiazione di intensità doppia estrae il doppio di elettroni. Infine, ultimo punto. Esiste un potenziale d'arresto, cioè un valore negativo della differenza di potenziale fra le due piastre, che è in grado di arrestare tutti i fotoelettroni, anche i più energetici, quelli che hanno la maggiore energia cinetica. Ma la cosa curiosa è che il potenziale d'arresto non dipende dal valore dell'irradiamento, cioè dall'intensità della radiazione. Una debole radiazione ultravioletta, estrae fotoelettroni e i più veloci sono fermati da un certo potenziale d'arresto. Una intensa radiazione ultravioletta della stessa frequenza estrae più elettroni, ma gli elettroni più veloci estratti vengono fermati dallo stesso potenziale d'arresto. Cioè praticamente gli elettroni più veloci estratti in entrambi i casi hanno la stessa energia cinetica massima. Cerchiamo di capire meglio questo legame fra il potenziale d'arresto, delta V arresto, e l'energia cinetica massima degli elettroni estratti. Beh, intanto notiamo che gli elettroni estratti dalla lastra L vengono frenati dalla forza elettrica in modo che quando giungono all'armatura opposta non riescono a colpirla, non riescono a chiudere il circuito. Quindi la loro energia cinetica, che era massima all'inizio, appena uscite dalla piastra L, diventa pari a zero quando stanno per colpire la piastra M. Questo vuol dire che il lavoro che è stato compiuto sugli elettroni ha cambiato la loro energia cinetica. Noi ricordiamo che il teorema dell'energia cinetica dice che il lavoro totale compiuto su un corpo è pari alla variazione della sua energia cinetica. Il lavoro totale in questo caso è negativo e io lo posso valutare come il prodotto fra la carica dell'elettrone in valore assoluto per il potenziale d'arresto. Posso pensarli entrambi positivi, ma il segno negativo sta a indicare che questo è un lavoro frenante, un lavoro resistente. Delta K, che cos'è? L'energia cinetica finale meno l'energia cinetica iniziale, che è quella degli elettroni estratti con la maggiore velocità. A questo punto, cosa si nota? Che l'energia cinetica massima
in pratica misurata dal potenziale d'arresto. Quindi dire che il potenziale d'arresto è indipendente dall'intensità della radiazione equivale a dire che indipendentemente dall'intensità di radiazione, gli elettroni più veloci fuoriusciti dalla lastra vengono fermati dallo stesso potenziale d'arresto. Torniamo dunque ai risultati sperimentali ottenuti da Leonard nel 1902. Alcuni di questi sono veramente incomprensibili alla luce della fisica classica. Ricordo che dal punto di vista classico l'irradiamento di una superficie, che indicavamo con E, è dato dalla formula 1 mezzo C epsilon 0 E con 0 quadrato, dove con E con 0 si intende il valore di picco della variazione del campo elettrico, quindi il campo elettrico massimo. E dunque, come si nota, in questa formula non è presente la frequenza ed è possibile, diciamo, con oscillazioni elettriche di ampiezza superiore determinare delle onde con un irradiamento superiore, che possono fornire agli elettroni di conduzione un'energia per uscire dal metallo. Ma ecco allora che non si capisce ad esempio questo fatto della frequenza di soglia, nel senso che per quale motivo dovrebbe esserci una frequenza che limita l'avvenire del fenomeno, nel senso che se io ho una radiazione rossa e ne produco un irradiamento sufficientemente grande, a questo punto bisognerebbe poter riuscire ad estrarre elettroni, nel senso che l'energia data agli elettroni di conduzione dovrebbe consentire loro di uscire indipendentemente dalla frequenza. Ma ancora più difficile da spiegare è il fatto che il potenziale d'arresto non dipenda dal valore dell'irradiamento, cioè il fatto che una radiazione intensa oppure una radiazione debole comunque estraggano dal metallo sempre degli elettroni che hanno una energia cinetica massima. Quindi la radiazione debole escono elettroni che al massimo hanno una certa energia cinetica. La radiazione intensa escono elettroni che hanno sempre la stessa energia cinetica massima. E non dovrebbe essere così, perché aumentando l'irradiamento dovrebbe essere possibile dare più energia cinetica agli elettroni una volta superato il lavoro di estrazione. Dunque, dal punto di vista classico, questo effetto fotoelettrico risulta incomprensibile. Ed è qui che interviene l'ipotesi di Einstein sulla natura quantizzata della radiazione. Ma per parlare di questo, aspettiamo un altro momento. In un prossimo video vedremo l'interpretazione di Einstein dell'effetto fotoelettrico.